Quest'anno approvare il bilancio è stato abbastanza complicato. Qual è stato il lavoro? Ma il lavoro intanto è stato quello di rimettere a posto le carte, perché il bilancio che l'amministrazione Alessandrini ha presentato al Consiglio era un bilancio che aveva il parere contrario del Collegio dei Revisori e quindi i conti non stavano a posto. In un bilancio i conti sono essenziali, quindi la prima attività è stata quella, attività che si è chiusa praticamente soltanto ieri sera, e quindi adesso si procederà comunque all'approvazione di un bilancio che la stessa amministrazione definisce tecnico, nel senso che rinvia a una fase successiva, quando ci sarà a disposizione l'avanzo di amministrazione del 2016, le scelte definitive, perché è sotto gli occhi di tutti che ci sono interi capitoli che sono stati azzerati e credo che nessuno possa sostenere la tesi che quei capitoli non debbano essere finanziati. Parliamo del sociale, delle fondazioni culturali e soprattutto dell'esigenza di mettere mano seriamente alla manutenzione delle strade, che oggi rappresentano un vero e proprio percorso di guerra. Sì, diciamo che oramai speriamo di essere arrivati quasi alla conclusione, questo per il bene della città, perché insomma approvare il bilancio, anche se non l'abbiamo approvato il 31 di gennaio, ma approvarlo entro la prima decade di febbraio è un atto che difficilmente viene portato a compimento entro questo periodo, però permetterà all'amministrazione comunale di poter programmare i lavori per tutto l'anno e non lavorare più in dodicesimi, quindi con grandi limitazioni da parte degli assessori competenti.